tutti i Ducatisti, siamo qui di nuovo in diretta dalla Motoracing Napoli, questa volta per un progetto più impegnativo rispetto a quello che è il Monster 400 che abbiamo finito e che ha appassionato migliaia di utenti in rete e spero sia piaciuto altrettanto a tanti utenti. Questo qui che vedete alle spalle è un Ducati 1098, è una moto, l'ultima insieme all'1198 ad essere a traliccio per quanto riguarda le superbike di Ducati, ed è l'ultima ad avere la frizione a secco. Per i ducatisti integralisti è forse anche l'ultima vera Ducati, anche se poi grazie ai nostri piloti Superbike la Panigale sta andando bene anche quest'anno e quindi molti si ricrederanno di questa cosa. Torniamo alla nostra moto. Questa moto, già una moto di suo che ha circa 160 cavalli quando uscì, stravolgendo un po' di nuovo quello che sono le linee del 999, quindi passando di nuovo alle linee che aveva tracciato Tamburini, questa moto rappresentava un passo in avanti perché oltre ad avere quasi 15 cavalli se non 20 in più rispetto al 999 che precedeva, è anche molto più leggera, è una moto su cui hanno lavorato sulla leggerezza, infatti troviamo quelli che sono i carter motore qui come vedete sulle teste in magnesio e si è lavorato soprattutto sulla leggerezza del motore. Questa moto è già ancora, nonostante siamo passati 10 anni, molto molto attuale, molto potente e molto molto valida. Noi qui della Motoracing andremo a stravolgere un po' quella che è questa moto, migliorandone quella che è la ciclistica. Noterete già l'antreno adesso, quella che è una forcella road and track con dei piedini ricavati dal pieno della motocorse. Metteremo al posteriore, al posto di questo Sachs come sospensione, un TTX che lavorerà praticamente completamente regolabile sempre nella Ohlins, e faremo tanta altra ancora. Verrà trasformata con livrea R e troverete tante tante chicche che non svelo adesso, ma sveleremo più avanti nelle prossime puntate. Un saluto a tutti.